Ciao ciao raga, ciao! Allora, questo è un altro video agenda per farvi vedere la mia settimana. Diamo un veloce sguardo al look con queste stupende unghie con i puntini gialli e neri, ma molto bene. Allora, andiamo a vedere in questa meravigliosa agenda Paper Chase che sta quasi finendo. Se la settimana scorsa ho fatto tutto, allora no, la spesa no, ero andata di martedì e il cinema con Alessia no, non avevamo potuto. Poi qui invece ho fatto tutto, no, l'IKEA al divano no, mi spiace raga, ma quello dell'IKEA non mi piace assolutamente, devo cercare qualcos'altro. Poi lo sport no, non l'avevo fatto, Liliana era venuta e abbiamo messo a posto la cameretta di Alessandro, sono molto contenta. Sabato e domenica molto tranquilli a fare video, scrivere, eccetera, eccetera. Ma veniamo a questa settimana. Allora, il 7 lunedì spesa. Ho messo queste cose anche se non le compro perché sono le uniche cose che ho trovato. Poi, dunque, festa l'8, Sant'Ambrogio. Poi, fiera dell'artigianato a Rho, mercoledì dovrei andare. Poi vediamo se andrò. E ci sono, non so se la conoscete, comunque molti di voi non la conosceranno sicuramente per la lontananza da dove abitate. E quindi vi spiego che vendono di tutto e di più. Ci sono tutti i paesi del mondo e ogni stand di un dato paese vende le sue cose. Noi compriamo sia cose da mangiare che, non so, gioielli, cappelli, guanti, borsette, boh, non lo so. Si va a vedere che cosa c'è di bello quest'anno. Poi il 10 giovedì niente, non ho niente, per fortuna. Sì, ho scritto sport, ma non lo farò. L'11 invece. Ho finalmente la prova trucco. La fanno in una farmacia del mio paese e verrà una make-up artist, credo, non certo la farmacista. E quindi ho messo un po' di cose di trucco. E poi ci sarà come sempre Liliana. Mentre il sabato 12, come potete vedere, ci sarà un incontro favoloso a Milano, di cui vi parlerò. Poi, ma vedrete le foto, vedrete forse qualche vlog, chi lo farà. E adesso vi svelo. Allora, la P non era come Pirla, ma come Paola. Poi c'è D come Donatella, Lollina 22, F come Francesca, Beauty Secret Franci, e D come Daniela, Kiss Gibellina 72. Molto bene, e basta, finito. Visto che il video agenda è breve, ho deciso di farvi l'almanacco della settimana, se vi può interessare. Allora, il 7 dicembre è Sant'Ambrogio e anche questi altri santi. Poi vediamo, accadde oggi, nel 1941 il Giappone attacca la base di Pearl Harbor. Poi questi non mi interessavano molto. E leggiamo solo quelli che ho segnato. E Mango è morto nel 2014. Poi passiamo all'8 dicembre. L'8 dicembre è l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, martedì, perché siamo nel 2015. Vediamo, accadde oggi, nel 1980 John Lennon viene assassinato, 34 anni fa, caspita. Poi ci sono queste altre cose, nati questi giorni, in questo giorno, scusate, volevo far presente Jim Morrison, che oggi avrebbe 71 anni, è nato nel 1943 e qui basta, non ci sono più notizie. No, aspettate che ce n'è ancora. Allora, come l'angolo lettura, vi consiglio David Copperfield. Questa settimana consigliamo il celebre romanzo scritto da Charles Dickens, David Copperfield. Molto carino, a me è piaciuto tanto. E scomparsi oggi, come abbiamo già detto, nel 1980, viene assassinato John Lennon. Poi
Ciao Tobia, ti abbiamo visto comunque l'almanacco del 9 dicembre. Allora, santi del giorno, San Siro di Pavia. Poi vediamo se ci sono delle cose segnate, tutte queste cose qui, che è morto anche Franco Franchi, che io ridevo molto con lui, Franco e Ciccio. Almanacco del 10 dicembre, 10 dicembre giovedì, sarà la Beata Vergine Maria di Loreto. Poi la giornata mondiale dei diritti umani, benissimo. Poi nati in questo giorno nel 1815 Ada Lovelace, che è molto importante, ma ve lo leggo nella seconda pagina, cioè qui. Dov'è? Qui. È universalmente considerata la prima programmatrice della storia e una pioniera del linguaggio informatico, figlia del celebre poeta Lord Byron. Pensate, fortissimo. Poi l'11 dicembre, che è venerdì, è San Damaso I, più tutti questi altri santi. Nel 1946 nasce l'UNICEF. Poi vediamo, nati in questo giorno, oh, ma il mio Morandino compirà 70 anni, cavoli. E Andrea De Carlo, che è uno scrittore, che è nato a Milano, no, non ci posso credere, 62, cavoli. Va bene, ho il suo autografo, nel caso dovesse scomparire. No, vabbè, scherzo, dai. Poi l'almanacco del 12, sabato, praticamente Santa Giovanna Francesca di Chantal e questi altri santi. Accadde oggi, vediamo, la strage di Piazza Fontana nel 1969. Nati oggi anche Jennifer Connelly. E poi vediamo l'ultima pagina se c'è qualcosa. Beh, l'ultima, allora, almanacco del 13 dicembre, che è domenica, c'è scritto anche qui senza scriverlo, 2015 è domenica. Allora, è Santa Lucia, Vergine e Martire. Ah, è vero, il 13 dicembre, sì, tanti bambini qui del nord riceveranno i regali per Santa Lucia, ma noi no, in questa zona qui no. Vediamo, vediamo. No, basta, non ho segnato niente del 13. Quindi vi lascio con il primo piano del Tobia attapirato, eh? O di Zeus. Zeus! Zeus! Sì, vabbè. Stanno giocando. Ciao! Uè, Tobia! Guarda! Tobia! Ma sei arrabbiato? Ciao, amore! Sei arrabbiato? Dai, ti faccio salutare! Sei arrabbiato! E ciao ciao raga! Poi, finiamo sempre così il video. Vabbè, ve lo dico io allora. Su questi meravigliosi cuccioli vi dico ciao ciao raga e buona settimana!